5 minuti, prego. Grazie Presidente. Molte persone ritengono che questi momenti di riflessione siano inutili, che siano solo parole. Invece secondo me non è affatto così, perché sono momenti per riflettere e per ribadire che ci sono tantissimi momenti per crescere, per diventare un paese più civile, a partire anche dalla nostra aula. Purtroppo anche in quest'aula, magari è sfuggito, però è stato pesante, si è sentito un giorno da un collega del PD, probabilmente era molto distratto, rivolto a una collega, va in cucina. Ecco, questo per dire che fa proprio parte, ma sarebbe scappato anche a altri, io ho stigmatizzato quello perché l'ho sentito con le mie orecchie. È normale usare queste cose, è normale considerare bonariamente un commento sessista, un complimento troppo pesante, e non è normale invece che le persone che lo sentano facciano finta di niente. Questo non è normale. Quindi noi dobbiamo sensibilizzarci innanzitutto e sensibilizzare gli altri perché torni ad essere, cioè perché inizia a essere un paese anche in questo campo più civile il nostro paese. C'è un problema di fondo secondo me. Io questa mattina ho fatto intervento in commissione su questa cosa relativamente al nostro lavoro, ma è un discorso generale, ovvero la mancanza di autorevolezza che è venuta meno in questi anni. E quindi cosa è successo? Che i genitori non sono più autorevoli e i figli si permettono di mancare loro di rispetto. Gli insegnanti non sono più autorevoli e quindi si vedono degli atti, li abbiamo visti anche in televisione, degli atti di bullismo nei confronti addirittura degli insegnanti. La nostra categoria, cosa dire? Siamo assolutamente non autorevoli. Facciamo le leggi ma non siamo autorevoli. I magistrati, i professionisti, la lista continua. Ma non possiamo pretendere che per legge, di fare una legge e di tornare improvvisamente autorevoli. Dobbiamo riprenderci l'autorevolezza come politici, come parlamentari, come genitori, come mariti, come mogli, come insegnanti e come tutto. È faticoso, c'è un costo personale, certamente, però solo grazie a questo processo noi possiamo pensare di trasmettere ai giovani un messaggio giusto. Io sono anche, come molti di voi sanno, un amministratore locale e quando come assessore all'istruzione porgo il saluto d'inizio dell'anno mi sento di raccomandare questa cosa ai ragazzi che sono bravissimi e sanno fare 100.000 cose più di me. Però voglio sempre raccomandare loro di diventare grandi grazie al coraggio di denunciare le cose che non vanno. Alla famiglia, non solo ai genitori, ma anche agli insegnanti. E quindi quando si assiste a un atto di bullismo, quando si vede che qualcosa non va, c'è solo un modo, che sia verso una donna, che sia verso un uomo, un ragazzo, non è importante. Però bisogna avere il coraggio di dire questa cosa non va, perché solo con questa responsabilità, il senso di responsabilità si diventa adulti. Ma veniamo in particolare, e c'è un'altra cosa da dire, che sta anche alla base dei tanti episodi che vediamo, sia di bullismo sia di violenza contro le donne, è la fragilità emotiva, il non controllo degli impulsi. Tutti noi proviamo rabbia, gelosia, tutte le emozioni possibili e immaginabili, ma mi sembra che il controllo di queste emozioni sia venuto meno, c'è una fragilità, una incapacità di controllare queste emozioni. E allora io vedo una bella ragazza, cioè un uomo vede una bella ragazza e si sente sul tram e si sente in dovere, cioè in libertà di mettergli magari una mano addosso. No, e chi è vicino deve reagire, non solo la donna. Questo è il problema. Così come per il bullismo, non esiste che uno mi sta antipatico, a tutti noi è stato qualche compagno antipatico, ma nessuno si sognava o era ben inferiore il fenomeno di picchiarlo o cose del genere. Quindi un'attenzione in questo senso
deve esserci da tutte le parti, quindi anche noi possiamo fare la nostra parte. Vi riporto una frase, e questo interviene per un cittadini stranieri, una frase che mi è stata detta in Libia nel 2005 da una bravissima guida, che mi ha detto: vedi, c'è un problema, perché tutto ciò che puoi vedere puoi toccare. Ecco, voi capite che non ci siamo. In questo modo la libertà di espressione di qualunque persona viene calpestata. Ecco, insomma, c'è molto da fare. Noi abbiamo una responsabilità grandissima. Incominciamo con riprendere la nostra autorevolezza, per dire che, e lo potremo fare anche attraverso l'approvazione del decreto del Codice Rosso, che è un grandissimo passo avanti, per il quale ringrazio immensamente il Governo, il Ministro Salvini e anche il nostro Ministro Buongiorno, che da anni si batte su questi temi. Grazie. Bene.